Ciao a tutti amici di WeDrive, bentornati sul nostro canale, ma soprattutto benvenuti in questo nostro nuovo video qui da ECMO 2024. Siamo all'interno dello stand Kobe, il modello di cui vi andremo a parlare adesso l'avete letto già dal titolo, non perdiamo perciò altro tempo e andiamolo subito a cercare tra tutti i modelli esposti qui in stand. Kobe 450 Rally Regular, il modello è di derivazione competizione. Lei è la 450 EX, un modello che possiamo vedere e che vedremo sicuramente in tante competizioni nel deserto, quali ad esempio la Dakar. Ma torniamo adesso al modello che potremo vedere e poter acquistare direttamente noi recandoci in concessionaria. Dal punto di vista estetico, ovviamente in questo caso le somiglianze con il modello 800X sono tantissime. Il cuore pulsante in questo caso è differente, è un 449 centimetri cubici, un monocilindrico con una potenza di 38 kW per una coppia di 40 Nm a 7000 giri. L'altezza della sella è di 960 mm dal suolo. In questo caso le proporzioni e le estetiche sono quelle più aggressive del concetto rally. La livrea in questo caso è una base bianca su cui sono state poi applicate delle pellicole in colorazione brand, quindi troviamo il verde acqua così come il rosso e anche il nero nelle sue striature a rendere la linea laterale più snella. Nella parte posteriore invece troviamo questo bel lettering che va ad esaltare il modello Rally 450. Dal punto di vista più tecnico, troviamo all'anteriore una forcella totalmente regolabile, così come totalmente regolabile al posteriore. È presente il cavalletto laterale, molto belle poi le piastre di appoggio in pezzo unico, belle aggressive per poter poi andare ad appoggiare i nostri scarponi e avere una presa super salda durante le nostre avventure. Le proporzioni, le estetiche, i dettagli sono veramente tantissimi. Troviamo qui in questo caso il bocchettone per poter effettuare ovviamente rabbocco, così come all'anteriore la capacità di portata del serbatoio è ovviamente incrementata. Parliamo di un 28,7 litri grazie alla presenza di tutte le capacità dei serbatoi. Ve li mostro, molto ampi. Fanno tanto tanto effetto racing. Il manubrio è bello largo, molto saldo. Qui la strumentazione a sbalzo che va a riprendere anche le forme e soprattutto la possibilità di poter andare noi direttamente a mettere mano per regolazioni, sostituzioni pezzi e soprattutto anche per la regolazione della forcella anteriore, che è un pezzo sicuramente molto importante, così come quella posteriore per poter andare a settare al meglio i parametri e tutte le caratteristiche del modello nel momento in cui andremo ad affrontare situazioni differenti del suolo. All'anteriore troviamo poi un cerchio da 21 pollici con gommatura 90-90, mentre al posteriore è un cerchio da 18 pollici con gommatura 140-80. Le sospensioni hanno un'escursione di 310 mm all'anteriore e 102 al posteriore, mentre il disco è un singolo flottante all'anteriore con un doppio pistoncino, mentre al posteriore singolo pistoncino e singolo disco. La trasmissione a catena, molto bello poi trovare le protezioni qui nella parte bassa che sono in carbonio, che vanno a proteggere ovviamente tutte le parti sensibili e le componentistiche, tra cui anche il collettore, rendendo più sicuro il nostro trasferimento, più o meno impegnativo che esso possa essere. Tra l'altro, l'estetica qui in questo caso va a richiamare appunto quella presente già su 800X, rendendo il modello veramente piacevolissimo. Il peso dichiarato è di 155 kg e come è possibile notare in questo caso, ovviamente sarà veramente divertente e piacevole poter affrontare del leggero impegnativo off-road in sella a questo modello. Passiamo ora al lato posteriore, cerco di mostrarvelo velocemente. Ecco qui appunto delle immagini che vanno a ripercorrere quelle che sono le sensazioni, sicuramente, e le emozioni che si possono provare intraprendendo delle competizioni in sella ad un prodotto del genere. Ecco quindi poi per concludere il tre quarti posteriore di cui vi stavo parlando, molto snello.
In questo caso il terminale di scarico è nella parte più alta, molto pulito, dalle dimensioni compatte e che sicuramente rilascerà un sound super accattivante. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti, se affrontereste mai una competizione o anche solo delle piacevoli escursioni in off-road nel weekend con Cove 450 Rally. Iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanellina delle notifiche così da non perdere nessun altro video che verrà dei prossimi contenuti. Per il momento qui dallo stand Cove EICMA 2024 è tutto. Il nome da seguire è sempre solo uno ed è WeDrive.tv.